La vanità, quando lavora su un cervello debole, produce ogni sorta di effetto negativo. Vanità e orgoglio sono due concetti ben diversi. Si può essere orgogliosi senza essere vanitosi. L'orgoglio si collega piuttosto all'opinione che abbiamo di noi stessi, la vanità è ciò che desidereremmo fosse l'altrui opinione. Chi non cambia mai la propria opinione ha il dovere assoluto di essere sicuro di aver giudicato bene sin da principio. Ho lottato invano. Non c'è rimedio. Non sono in grado di reprimere i miei sentimenti. Lasciate che vi dica con quanto ardore io vi ammiri e vi ami. Non puoi, per amore di una persona, mutare la sostanza dei principi e dell'integrità morale, come non puoi cercare di convincerti, o di convincere me, che l'egoismo è prudenza, e l'incoscienza del pericolo una garanzia di felicità. Avrei potuto perdonare la sua vanità se non avesse mortificato la mia. Tutti possiamo provare un'attrazione, è abbastanza naturale, ma pochissime persone hanno abbastanza cuore da essere davvero innamorati senza incoraggiamenti. Ho Se una donna ha dei dubbi sull'accettare o no un uomo, dovrebbe decisamente rifiutarlo. Se esita nel dire sì, dovrebbe dire no senza pensarci. Venni da te sicuro di essere accettato. E tu mi facesti capire quanto fossero povere le mie pretese di piacere a una donna a cui è un onore piacere. A tutti piace predicare, anche se sappiamo insegnare soltanto ciò che non vale la pena di imparare. L'orgoglio si riferisce all'opinione che abbiamo di noi stessi, la vanità a ciò che vorremmo gli altri pensino di noi. Il Vi è un'ostinazione in me che non tollera di lasciarsi intimidire dalla volontà altrui. Il mio coraggio insorge a ogni tentativo di farmi paura. I sentimenti di impeto devono essere guidati dalla ragione e ogni sforzo deve essere proporzionato all'obiettivo. Gli uomini belli devono avere da vivere, tanto quanto i brutti. La timidezza non è che la conseguenza di un senso di inferiorità. Se potessi convincermi che le mie maniere sono del tutto disinvolte e garbate, non sarei timido. Sono poche le persone a cui io voglio veramente bene e ancor meno sono quelle di cui io nutro una buona opinione. Non vorrei mai offendere nessuno. Ma sono così stupidamente timido che spesso sembro freddo e indifferente, quando invece sono solo trattenuto dalla mia naturale goffaggine. Leggeva con un'ansia che a stento le permetteva di capire, mentre l'impazienza di sapere ciò che diceva la frase successiva le impediva di cogliere il significato di quella che aveva sotto gli occhi. Un progetto che promette soltanto delizie non è possibile che riesca. Non si evita il disinganno totale se non pagandolo con qualche contrarietà particolare.
L'immaginazione delle donne è molto rapida. Balza in un attimo dall'ammirazione all'amore, dall'amore al matrimonio. Sir William Lucas e sua figlia Maria, una ragazza di buon carattere ma dalla testa vuota come il padre, non dissero nulla che valesse la pena di essere sentita, ed Elizabeth li ascoltò con lo stesso piacere con cui ascoltava il cigolio della carrozza. A che scopo viviamo, se non per essere presi in giro dal nostro prossimo, e divertirci a nostra volta alle sue spalle? La natura umana è così ben disposta verso coloro che sono in situazioni interessanti, che un giovane che si sposa o muore, ha la certezza che si parlerà bene di lui. Essere troppo prudenti può costituire anche uno svantaggio. Se una donna nasconde i suoi sentimenti con tanta cura anche all'oggetto amato, può perdere l'occasione di conquistarlo, e in questo caso sarebbe una ben magra consolazione pensare che nessuno ne ha saputo mai nulla. Una persona che sa scrivere una lunga lettera con facilità non può scrivere male. Nutro un tale risentimento verso di me per la sciocca, scellerata follia del mio cuore, che adesso ogni passata sofferenza è per me trionfo ed esultanza. La vanità è una debolezza. Ma l'orgoglio, quando si è davvero più intelligenti, l'orgoglio sarà sempre sotto controllo. Tanti guai sono provocati dalla vanità applicata a una mente debole. Un uomo che non sa che fare del proprio tempo non è mai consapevole di invadere quello degli altri. Se v'è in entrambi un affetto, i nostri cuori non tarderanno a comprendersi. Desiderare voleva dire sperare, e sperare attendersi che la speranza si realizzasse. A che scopo dobbiamo vivere, se non per essere presi in giro dai nostri vicini e ridere di loro a nostra volta? Sembrare quasi bella è un piacere così squisito per una ragazza che ha avuto un aspetto scialbo per i primi 15 anni della sua vita, che una che è stata bella fin dalla culla non potrà mai provare. Sembra esserci quasi un desiderio generale di denigrare la capacità, di sottovalutare il lavoro e di sminuire le prestazioni di coloro che hanno solo il genio, l'arguzia e il gusto di consigliarlo. Una sofferenza come la mia non ha orgoglio. Cosa mi importa se si saprà che sono disperata? Tutto il mondo può avere il trionfo di vedermi in questo stato. Quelli che non sanno cosa sia soffrire possono essere orgogliosi e indipendenti. Possono resistere agli oltraggi o ricambiare le provocazioni. Io non posso farlo. Io devo soffrire, mi devo. Un uomo celibe e in possesso di un solido patrimonio deve essere in cerca di moglie. Un progetto che promette bene in ogni particolare non potrà mai avere successo. Solo qualche piccola seccatura può evitare il pericolo di una delusione totale.
Sono poche le persone che io amo veramente, e ancora meno quelle che stimo. Più conosco il mondo, più ne sono delusa, ed ogni giorno di più viene confermata la mia opinione sulla incoerenza del carattere umano, e sul poco affidamento che si può fare sulle apparenze, siano esse di merito o di intelligenza. Perché aspettiamo per qualsiasi cosa? Perché non afferriamo immediatamente il piacere? Quante volte la felicità viene distrutta dalla preparazione, stupida preparazione? Sette anni non basterebbero a fare in modo che certe persone si conoscano l'un l'altra, mentre per altri sette giorni sono più che sufficienti. Se una qualsiasi delle facoltà della nostra natura umana deve essere chiamata più straordinaria del resto, penso sia la memoria. Sembra esserci qualcosa di più dichiaratamente incomprensibile nei poteri, insuccessi, diseguaglianze della memoria che in una qualsiasi altra delle nostre facoltà. La memoria è a volte così ritentiva, così. Da buon cristiano, bisogna che li perdoniate, ma non dovete mai ammetterli alla vostra presenza, o permettere che il loro nome sia citato davanti a voi. La signora Oldie Sherburne ha partorito ieri un bambino nato morto, alcune settimane prima del previsto, per via di uno spavento. Io credo che abbia posato gli occhi su suo marito quando meno se l'aspettava.